Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Shrek 2. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. La scorsa puntata abbiamo iniziato questo gioco che mi rendo conto essere stato per molti un gioco dell'infanzia. E vi voglio dire un piccolo aggiunto a questa storia. Questo gioco sì è stato parte anche della mia infanzia. E questo gioco è uno di quei giochi che avevo preso a un Blockbuster in noleggio, giocato una settimana e in una settimana finito. Ma non perché duri poco altro, ma perché quando noleggiavi i giochi avendo una sola settimana per giocarci, ti ci fiondavi tutto il tempo e giocavi solo a quello. Quindi continuiamo la partita, selezioniamo il capitolo. Abbiamo la palude di Shrek che l'abbiamo completata tutta. Abbiamo la foresta tetra e tutti gli altri livelli non ce li fanno vedere. Quindi pollice verde, 12 fagioli, la statua, mela avvelenata, cimitero pericoloso, casa di zenzero e corsa nella gola. Ok, cerchiamo i fagioli. Giunsero così al limitare di una tetra foresta. E come se ciò non bastasse a farli arretrare, una strega malvagia sorvolò le loro teste. Sono malvagia! I carrozzi erano fatati, la strega li ritrasformò in topi, poiché ne aveva bisogno per i suoi malefici. Che bella persona! Lasciò una traccia di formaggio per indurre i topi a raggiungere la sua casa e a finire nel pentolone. Insomma, era davvero malvagia. So di quelle cose. Sì, esatto, proprio. È proprio una stronza. Siamo stati brutalmente ritrasformati in topi. Sì, questo lo vedo. No, che non vedi. Perché questa faccenda puzza? Ottimo, ora ci serve un'altra pozione per trasformarli di nuovo. Non ce la faremo mai. Dovremmo chiedere Isma. Il covo della strega maligna è da quella parte. Streghe maligne, alberi spettrali, topi dementi che brindano lattosio. Siamo fregati. E se lo dice Giuchino. Come si apre questo cancello? Bella domanda. Suonandolo. Allora, vediamo. Abbiamo Cappuccetto Rosso, che è la nostra nuova lancia topini. Scusami. Ah, ok, posso zoomare fino a un certo punto. Fammi vedere se tornando indietro c'è qualcosa. Si sa mai che guardali che ti vogliono fregare. Ti vogliono fregare fin da subito, nascondendoti un fagiolo. Forza topini, andiamo. Qua c'è del formaggio. Come ha fatto Cappuccetto Rosso a sfondare un coso di legno solo passandoci accanto? Oh, aspetta. Ah, ok, non me l'aspettavo, lo ammetto. Non mi aspettavo tutta questa potenza nel lancio di una... Ma ci sono i banditi. Ok, Cappuccetto Rosso è più versatile di quanto non sembri in realtà. Perché può fare gli attacchi ravvicinati con il cestello. Aspetta. E può anche lanciare le mele. Quindi è molto versatile. L'unica cosa che non capisco è se le lancio in quella direzione. Cioè, se lancio le mele in questa direzione, ma il puntatore è qui vicino, va verso l'infinito o si ferma lì? Va verso l'infinito, quindi se un nemico ce l'ho qui e punto il coso qui, comunque lo colpisco. Ottimo. Buongiorno. Sembra uno degli alberi parlanti di Gardaland questo. Scusa, vedo che qui hai messo radici. Ma se solo potessi spostarti un po'. Tutino. Oh già, il mio schianto ragliante. Ma povero, ma scusa. Ma dobbiamo ammazzare un povero albero che stava lì, fermo. Ma poveraccio. Wow. La potenza fa male, eh? Siamo delle persone orribili. Ecco fatto. Ma i topini, ecco, stavo dicendo, ma i topini? Altri nemici? Quanto siamo di fagioli? Coi fagioli siamo a 2. Coi fagioli siamo a 2 e quasi a 300 monete. Ulla, la strega. Ecco fatto. Bel tiro, piccola. Sembriamo dei maniaci.
Meglio occuparsi di quelle trappole prima che qualcuno si faccia male. Effettivamente hai ragione. Ecco fatto, grazie del consiglio, specchio. Io intanto mi prendo tutti quanti. Ah, sto dicendo cos'è. Mi prendo. Ma sembrano. Ma sti banditi sono i chimpmunks cattivi. Sono rosso, blu e verde. vabbè, dai. Ma cosa mi vuol dire? Non c'è niente come lo do. Il doppiatore di uno dei topi è anche il doppiatore di RJ in come si chiama? Nella gang del bosco, nel gioco ovviamente. Niente più salutare delle patatine. Quello sì che è stato un bel gioco, lo ammetto. L'ho preso? Oh, no. Cosa ho preso, scusami, là sopra? Non lo so, va bene. A me sembra di aver preso un fagiolo, a quanto scusami. Pare mi sbagliavo. Qualcuno? Aspetta. Giugino. Oh no! Stavo dicendo, i topini stanno cadendo! E come li salvo? Scusa un attimo. Come salvo i topini? Ah, quella era una pozione, ok, non erano i fagioli. Aspetta. Ah, Ciuchino, vieni qua, scusami. Il mio schianto ragliante. Ma non cadere, scemo. Butta giù anche quest'altro albero. Aia, che male. Vabbè, si è arreso la vita lui tanto. Comunque morire non è che dà dei malus, non è che perdo le monete, anzi. Mi sembra che le monete che avevo prima le sto recuperando anche adesso, o sbaglio? Sbrigatevi prima che i topi cadano da soli. Ah beh certo, effettivamente scemo io che sono salito di nuovo sul ponte quando bastava salire sul legno. Ah già, il mio schianto ragliante. Sì, però per dove? Dove lo devo usare lo schianto ragliante? Scusa, due secondi, vieni un attimo. Ma se io prendo la clessidra, ok, con un altro personaggio. Oh, aia! Ai! I pipistrelli sono troppo veloci per permettervi di passare? Sì, a quanto pare sì, c'hai ragione. Aspetta che ci penso io. Grazie. Ecco, fatto. Ma perché Shrek ha chiamato Ciuchino poco fa allora? Giusto per capirci. Quale drago? Quale statua? Ma cosa fa Fiona? Ma scusami. Shrek, prendi il barilotto, per favore. Che lo lanciamo ai banditi cattivi. Mamma mia. La crudeltà in tutto ciò. Non ti conviene provocare l'orco. No, direi di no. E comunque, ora mi ricordo tutta questa parte. Questa qui è... Diciamo... Oh, i topi cattivi. Diciamo che questa parte è un pezzo bonus di un film extra di Shrek, di un piccolo corto. Piccolo mica tanto comunque. In questo corto questa era la statua dove Farquaad, diciamo, aveva si era fatto seppellire. Anche se Farquaad è morto completamente. Volevo cercare altri fagioli io. E il fantasma di Farquaad insegue Shrek e Fiona per rubargli Fiona e ucciderla e farla la sua regina fantasma. Forza allora, proseguiamo. Addio dieta. Addio dieta. Mi diverto perché io me la spasso. Scusami, sembravi un attimo... Sembravi come si chiama? Scooby-Doo Ciuchino. Come faccio a passare? Credo che ci voglia cappuccetto rosso. E con questo apriamo questa zona. Fagiolino. Seguitemi, conosco. Siamo a 4. Tira giù la leva. Tira giù la leva, per favore. Cos'è? Alcuni personaggi non possono farlo. Oh, ehi, trappola. Vieni qua, sbrigati.
Non fate gli scemi! E ecco appunto. Vieni qua, cappuccetto rosso. Trappola disattivata. Ciuchino, tocca di nuovo a te. Albero, mi dispiace, ma devi morire. Albero? Ecco appunto. Spoveracci sti alberi. Fanno bene poi essere incazzati con tutti in Shrek 3 sti alberi. Io sono un albero cattivo, cosa credi che devo fare della mia vita? Magari qualcos'altro? Cosa? Sono un albero, sono cattivo. È l'ora di Fiona! Allora, dammi un attimo, Fiona, che c'è di nuovo il tizio qua. Levatevi tutti dalle balle, scusate un attimo. Sì. Ok. Scusami. Siamo alla la mela avvelenata. Quelli come voi non sono benvenuti da queste parti. Certo, come no. Riguardo uomo di latta. Ma quanto è cattiva cosa? Ehi, fermo. La madonna, bombe esplosive pure. Perfetto, stato distrutto con una facilità abbastanza disarmante. Aspetta, ciuchino, ciuchino. Mamma mia, il colpo di ciuchino fa male, fa veramente male. Allora, scusatemi un attimo voi. C'è altra gente? Vieni qua, vieni qua. Dov'è? Non vedo il puntatore della mela. Fallo di nuovo e ti scatenò addosso l'inferno. C'ha ragione. Potenza orchesca! Aia, dolore della spada. E allora aspetta, uomo latta. Prima o poi muori, ecco fatto. Allora, dobbiamo tornare un attimo indietro, Fiona, perdonami. Grazie dell'uovo d'oro. Riutilizziamo il fermatempo. Ok, questa pensavo fosse una mela avvelenata per cosa lì, per cappuccetto rosso. Ma i pipistrelli, ok, ci sono ancora. Venuto. Ciao. Alla bottega del folle folletto Larry. Una tappa obbligata per tutte le tue esigenze magiche. Ah, raddoppia le monete. Sai cosa? Per adesso niente. Sono aperto 24 ore su 24, se cambi idea. Questo è il negozio, perfetto. Allora, noi come siamo messi? Abbiamo 471 monete per ora. Appena arriviamo a 600, torniamo qui. Prendiamo il raddoppia monete, che così siamo a posto, possiamo comprarne degli altri. Tra l'altro avrei bisogno di una pozione di cura perché non siamo messi benissimo, Possiamo parlarne con calma? Scusami, volevo provare a rompere la scopa della strega. Allora, vieni qua, ciuchino. Voglio vedere se si rompono le casse. Non si rompono le casse. Però questa sì, ovviamente. Boom. E vai, pozione di cura. Grazie, gioco. E qua come l'apriamo? Con i topini. Fanno tutto loro qua. Uff. L'ho visto scomparire. L'ho visto scomparire. È scomparso puff di lato velocissimo. Clink. Ma poi perché si dovrebbe aprire a mezzanotte sta roba? Bel lavoro, amici. Noi non siamo tuoi amici. Stai scroccando il passaggio, ricordatelo. Allora, aspetta. Non vedo. I soldi! Dammi i miei soldi! Ora mi arrabbio sul serio! Stupidi pipistrelli! Ferma il tempo, Fiona! Che cavolo! Non puoi prendere i soldi perché è tutto cosa ha fatto il topo? Perché il tempo è rallentato, però se non rallenti il tempo non puoi prendere i soldi! Ma che cavolo vuol dire? Pensa, ok. Cos'era quel rumore? Non lo so.
ma credo un cavaliere. Ah, sono nato per la vittoria. Adesso lo meno formaggio con la potenza delle mie mele. Mamma mia, ma ste mele sono... Il topino è rimasto incastrato, poveraccio. Le mele fanno male, guarda. È rimasto incastrato, poverino. Intanto l'altro fratello si continua a mangiare il formaggio. Ma io qui, ecco, sto dicendo, non ne vedo pipistrelli. Grazie dei soldi. Proseguiamo. Ma i pipistrelli li devo menare? Cioè, nel senso... fagiolo, 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 fagiolo. Sai che mi sa, non vorrei dirlo, ma mi sa che... Oh, scusami, topino! Porca troia, ciuchino. L'ha devastato con un colpo. Mi sa che in questo livello i fagioli li perdiamo. Siamo già abbastanza avanti e siamo solo a 6. C'era una volta un omino piccino picciò che tendeva il palmo piccino picciò. Riempitelo d'oro o... insomma, mi pagate o no? No! No! Allora andatevene, altrimenti vi morsico le rotule! Perché mai dovrei pagarti? Ma scusami, tutta la fatica che ho fatto per prendere le monete e che voglio prendere i potenziamenti te le devo dare per passare? Ma sei stronzo! Chissà cosa significa? Sapevo che... No! Non posso menarlo, va bene, tieniti ste monete. Forse la strada a farvi si incontro e beccarvi dritti sul muso. Bastardo. Mi sa che in questo livello tornare indietro... Oh no, ho sbagliato mela. Non è un'opzione. Delle tombe. Posso menarle? Aia, che male. Stupidi topi. Già ho perso 100 monete per motivo. Aspetta, aspetta, aspetta. Sembro usa lo schianto ragliante di giochino sulle lapidi per creare un ponte. Ah, ok. Certo. Quelli lapidi. Ah, quelle lapidi. C'hai ragione. Ulla. La miseria. Ma poi perché dovete passare per forza di lì, stupidi topi? Ecco fatto. Premi il tasto speciale per lanciare una mela con cappuccetto rosso. Sì, ho già fatto, amico specchio. Volevo solo vedere se c'era, ecco appunto, qualcosa su queste tombe. Oh, l'attacco in volo di... L'attacco in volo di cappuccetto è fighissimo. Scusatemi. Ma gli altri due topi che fine hanno fatto? Scusami, giusto per saperlo. Come mela non identificata, ma cosa vuol dire? Ehi! Vacci piano! Allora, uno, voi che cacchio colpite che tanto siamo immobili dall'altra parte? Due, gli altri topi dove sono finiti? Ma scusami, sono morto io per la trappola? Ottimo lavoro, gente! Vabbè, almeno sono riapparsi, dai. Ecco qua un altro fagiolo che era nascosto. Ciuchino, vieni qua, per favore. Uno e due. Perfetto. La cosa bella che mi piace di questo gioco è che è tutto lineare. Guardalo che cercavano di fotterti. Guardalo che cercano di nascondere il fatto che dentro le lapidi qualcosa di nascosto c'è. Solo che le altre erano rotte, quindi è abbastanza ovvio il perché. Non potevi fare altro. Ce n'era qualcuna intera, però? Mi sembra di... Cosa abbiamo fatto il punto di controllo? Che obiettivo ho fatto per avere il punto di controllo? La statua? No. La statua l'abbiamo fatta. La casa di Zenzero? No. I fagioli? No. Vabbè. Per adesso comunque siamo andati abbastanza avanti con gli obiettivi. Quindi direi che siamo abbastanza a posto con noi stessi. E... Ok, stavo dicendo, non riesco a rompere il legno. Le testate dall'alto fanno male.
Arrivo! Madonna mia. Ok, siamo a 9 fagioli. Dai, ce ne mancano solo 3. Non sono neanche tanti. Oh, ehi, ehi, voi due, fermi un attimo. Aspetta, stupidi topi. No, non l'ho presa quella. Come è caduto? Ma scusami, la loro abilità è passare proprio su quella corda. Come fanno a cadere? Ma scusami. Ok, cappuccetto rosso, pensaci un attimo tu per favore qui. Perché a me sembra che i topi siano stupidi. Non è che mi sembra, mi sa che lo sono veramente. Ok, tornate indietro voi, che adesso dobbiamo recuperare tutti i soldi che se no lasciamo qui. Dai, non ci mancano tante monete per avere il potenziamento, eh. Sono solo altre 60 monete e ce la facciamo. Il punto è che non so se posso tornare indietro per poterlo prendere. Penso che l'arcano sia... tu torni in questo livello, te lo rifai e ti compri il potenziamento. Il punto è, scusa un secondo, i potenziamenti come funzionano? Nel senso, li dovrò attivare, immagino. Ciuchino, tocca a te. No, Ciuchino, non devi minare i topi. Lo so che sono antipatici e tutto il resto, però no. E ci sono qualche oggetto qua? Shrek, vieni qui. Ehi, come c'è finita là sopra? Duh. Oh, ci abbiamo pensato il drago io. Ah, la mia bella sputafuoco. Che nel secondo film non si vede, però in questo, come si dice, spin-off, questo film aggiuntivo si vede. I topini saranno miei! Non temere, salveremo Fiona. Dai, Ciuchino, prendila! Momento eroico! Posso fare qualcosa o solo movimento e basta? Ok, posso anche salire e scendere, perfetto. Vai, Ciuchino, salva mia moglie! Io odio le cose di inseguimenti come queste, però... finché non sono troppo complesse, si può fare. E poi, finché mi fanno guadagnare soldi, a me va bene. No, e dai, ne ho mancato un paio. Devo guadagnare più soldi possibili. E dai. Attento. Attento, Ciuchino. Non sbattere contro nulla. Però prendi tutti i soldi, mi raccomando. Che va bene la famiglia reale, però siamo poveri, quindi abbiamo bisogno di più soldi possibile. Tra l'altro, vabbè che vivono nella palude, quindi... non penso abbiano grandi spese. Ma ogni tanto i soldi di Fiona probabilmente li useranno per qualcosa. Per i pannolini orcheschi, queste cose qua. Per i biberon, per gli orchini. Li avranno usati in qualche modo. Credo che l'obiettivo di questo minigioco sia: insegui la carrozza evitando di sbattere il più possibile, perché sennò ci metti molto più tempo. Fino adesso abbiamo sbattuto 0 volte, quindi mi sembra che siamo vicinissimi. Ok, proprio al... dovevo starmi zitto, all'ultimo ho sbattuto. Ecco fatto. Stavolta è andata bene. Abbiamo salvato la principessa. Abbiamo salvato la principessa. Vittoria. Non mi va bene però. Non mi va bene perché non abbiamo preso tutti i fagioli. E sai cosa? Ci rientro un attimo, cerco gli ultimi fagioli e mi compro il coso per le doppie monete. Uno era nascosto qui. Per qualche motivo Shrek è riuscito a passare dall'altra parte. Non so come ce l'abbia fatto, se è clippato da qualche parte, ma ce l'ha fatta. Va bene. E tu finalmente, folletto, dammi il mio potenziamento. Venuto alla bottega del folle folletto Larry. Una tappa obbligata per tutte le tue esigenze magiche. Esattamente, dammi i miei doppio soldi. Sei un acquirente scaltro, quello è un pezzo unico. Lo so, mica sono scemo. Mi sono rimaste 355 monete. Aspetta un attimo, prendo l'attacco più.
Sì, le ferite posso aspettare. Ecco qui un altro fagiolo nascosto, ce ne manca solo uno ora. Solo che Shrek... ecco, non riuscivo più a farlo uscire da lì. Ehi là, sono tornato! Dammi uno di attacco. Se riusciamo a tornare con 200 monete, ma non penso sia plausibile perché questa porta dopo si chiude, più avanti torniamo e prendiamo anche quell'oggetto da 200. Perfetto, livello ricompletato. Stavolta con tutti i fagioli e anche i potenziamenti. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!